Allora, guarda, benvenuto Francesco, prima di tutto. Grazie, grazie di questo invito. Figurati, ho finito proprio questa mattina il tuo film, Cocorico Tapes. Come ti è venuta l'idea di fare un film sul Cocorico? Allora, l'idea è nata come nascono tante cose quasi per caso. Matteo Vallicelli, che poi è anche il musicista del film, una sera mi ha raccontato di avere conoscenze all'interno del Cocoricò degli anni 90 e che qualcuno aveva delle cassette amatoriali girate in quel periodo. Ho subito avuto delle idee riguardo a come costruire il film, non avendo mai io frequentato il Cocoricò per questioni anche anagrafiche, ma anche geografiche, perché ero un po' distante. Ho fatto delle ricerche, appena ho visto persone crocifisse, carri armati, ho detto: questo è il mio. Questa decadenza, questa forma di comunicazione strana. Da lì è nata l'idea di fare un film rivolto non al passato, a quel momento, cioè usando il più possibile archivi originali, interviste originali fatte dentro il locale in quel momento, cercare tutto un linguaggio che avesse a che fare con gli anni 90. Anche gli elementi storici che sono inseriti nel film sono sia storici perché avvenuti in quel momento, ma anche perché hanno avuto una grande influenza su Loris Riccardi, che è la persona che ha creato quello che viene considerato il Cocoricò mitico. Un locale che ci tengo a dire che è stato mitico fin da subito. Ancora una volta non è stato necessario guardarsi al passato per dire ah, com'era mitico quella cosa lì. No, è stato mitico da subito. Creando una passione nei frequentatori che tuttora resiste. Quindi lì ho capito anche che si poteva avere un buon bacino a cui proporre questo film. Io le scene che ho visto infatti erano un misto tra l'horror e il Pasolini più violento, insomma, e gente crocifissa come dicevi tu. Quindi effettivamente era un impatto forte, uno entrava lì dentro e da una parte vedeva magari un trans libero di esprimersi, quindi con gonna, tacchi, e nessuno gli diceva niente. E negli anni 90 invece erano malvisti fuori da quel concetto. Poi ti giravi e vedevi un uomo crocifisso o un uomo seduto su un gabinetto. Era proprio un ambiente strano, strano. Allora, Loris ha costruito l'idea del Cocoricò partendo da un'idea strana, da un'idea di musica d'ambiente, da Brian Eno. Da qui l'idea di creare un luogo che avesse varie sfaccettature. Ha avuto forse due grossi slogan nella sua testa. Uno è percuotere la mente e l'altro è fanculo la quiete. Più tanti altri, non sarò mai più un ragazzo dello spazio, che è una frase che forse non vuol dire niente, ma potrebbe voler dire tantissime cose. Quindi su questi concetti ha costruito un locale che senza presunzione potesse portare le persone a un minimo di riflessione. Va tenuto presente che quando hanno fatto la stagione su Mishima, i libri di Mishima in Riviera Romagnola erano esauriti. È un boom incredibile. E se pensi che teoricamente quelle persone andavano lì dall'una di notte alle 5 di mattina, quindi non proprio un orario normale, esatto, idealmente per la musica, per divertirsi, e questo si trasformava in: i libri di Mishima sono sold out in tutta l'Emilia-Romagna, questo è un fenomeno. Sì, no, mi ha stupito anche per esempio vedere Battiato. Battiato, Sgalambro, Ghezzi, Icrisma, sono tanti i nomi che hanno frequentato. L'intuizione è grandissima, è forse la più grossa fortuna che ha avuto il Cocoricò è stato di creare spazi completamente diversi. Cioè trovare all'interno di un locale a pochi metri da dove si suona dell'hardcore, una sala con del prato vero dove si suona musica ambient. Che la musica ambient oggi è sconosciuta, figurati negli anni 90, perché se prima parlavamo di nicchie, la musica ambient è una nicchia eterna, una bellissima nicchia eterna.
tu a pochi passi da dove la gente sudava, idolatrando il principe Maurice, idolatrando Cirillo, a pochi passi la gente stava seduta su un prato ad ascoltare musica d'ambiente. E in quello spazio c'erano delle proposte per pochissimi a volte, perché arrivavano personaggi per 20 minuti, facevano il concertino col sitar per 20 minuti, si leggeva un libro alle 11 e mezza per 30-40 persone e poi da lì cominciava la serata. E questo è un modo per proporre quello che facevano, su cui sono sempre rivolti, diciamo, quelli del Cocoricò, proporre una cosa, una piccola nicchia di gente che però ne parla, di persone realmente interessate. Questa è forse una grande differenza. Cioè, sono 100 quelli a cui interessa questa cosa, ma sono 100 persone che ne faranno un buon uso di questa cosa e che la porteranno a qualcun altro a conoscenza. E uno spazio, appunto, di musica d'ambiente è considerato il fiore all'occhiello di un locale conosciuto per tutt'altro. Vero. E adesso ti faccio una provocazione. Inizialmente, secondo me, l'idea era quella. Io vedendo il tuo film, ho visto un pochino come se fosse il periodo dei Figli dei Fiori, trasportato negli anni 90, quindi trasgressione e libertà, all'interno di un grande edificio. Ma era realmente importante lì dentro la musica oppure era un contorno? Quindi il Cocoricò è diventato famoso esclusivamente per la trasgressione. Allora, raccolgo questa provocazione, che tanto provocazione non è, perché penso esattamente quello che pensi tu. Noi siamo abituati all'idea dei Figli dei Fiori perché è un concetto americano. Il nostro momento dei Figli dei Fiori noi l'abbiamo avuto negli anni 90, per tantissimi motivi. Anche perché figli degli anni 80, di un progresso, dello star bene, in quel momento noi potevamo liberarci, diciamo, in un certo senso, e provare a godere dell'esistenza, mentre poco prima eravamo occupati a risollevarci da una guerra mondiale, diciamo. Quindi non era il nostro momento, quello degli hippie. L'Easy Rider ci ha affascinato, ma non eravamo ancora pronti, noi avevamo ancora i cantanti con la cravattina, era un altro momento. E quindi gli anni 90 sono stati il nostro vero momento da Figli dei Fiori. Ripetimi per favore la seconda parte della domanda, che me la sono persa. Il Cocoricò era più famoso per la trasgressione e non per la musica. Ok, il Cocoricò è stato famoso per entrambe le cose e questa è stata la sua potenza. Cioè, al Cocoricò andavano persone con interessi totalmente diversi. C'è chi andava esclusivamente per il DJ, ed è giusto che sia così, in una discoteca. C'è chi andava per una curiosità generale. C'è chi andava perché voleva essere trasgressivo quella sera. Come tutte le cose che hanno un inizio e una fine, perché quel Cocoricò è finito, non c'è più e sarà irripetibile, come tutte le cose partono in un certo modo, poi, siccome devono arrivare a una fine, si bruciano anche. Quindi forse c'è stato un momento in cui, però parlo di un momento che nel film non viene neanche raccontato, 2004-2005, perché il film si ferma al 2000-2001. Perché volevamo rimanere analogici, volevamo rimanere ancorati agli anni 90 e a quel decennio. Però credo che, come tutte le cose, a un certo punto diventi un po' troppo. E quindi forse ha prevalso la trasgressione portata all'estremo, forse quasi al limite con una certa volgarità, rispetto alla musica. Ma questo forse solo in una seconda fase. C'è stato un momento in cui la musica e quello che avveniva all'interno del Cocoricò erano un unicum. E quello che mi ha sempre affascinato, e che forse avvalora anche quello che sto pensando, è che il Cocoricò era contemporaneamente nelle pagine di costume e società dei telegiornali, ma nelle pagine anche della cronaca. E allora ti faccio un'ulteriore provocazione. Negli anni odierni, ok? Quindi del politically correct, non posso dire quasi nulla, non posso fare una battuta su nulla. Il Cocoricò poteva mai esistere? Secondo me no.
No, negli anni attuali quel Cocoricò, il Cocoricò che viene raccontato in Cocoricò Tapes, non è possibile, ma così come tante altre cose legate al mondo culturale, diciamo, anche i concerti degli anni 90 con la loro poca organizzazione, ma tanta gioia di andarci, non esistono più, si facevano cose con niente, si facevano bene, ora c'è tanta organizzazione, magari le cose non vengono più neanche tanto bene. Quello che, qui rubo una frase da Loris, quello che è stato determinante in quegli anni è che c'erano, anzi che non c'erano etichette. E questo rendeva le persone molto più libere. Libere di essere giudicate e di fregarsene del giudizio. Adesso ci sono troppe etichette e questo limita le persone probabilmente. Quindi quella che adesso dovrebbe essere una grande libertà per me è diventata una grande restrizione, forse. Anzi, tolgo il forse. E mi aggancio a un mio pensiero che mi è balenato in testa mentre vedevo sempre il tuo film. Le Marche erano famose per le loro discoteche, meno dell'Emilia-Romagna, perché il lato di Riccione, Rimini, insomma, si partiva anche da qui, anche quando io ero più grandicello e quindi frequentavo anche io le discoteche. Però qua abbiamo avuto Babalù, Grillini, insomma, dei nomi dove venivano anche DJ famosi. Può essere che la caduta delle discoteche è stata proprio quando hanno messo le famose etichette. Io non c'era discoteca che non andavo, che non c'era la selezione alla porta, cioè era obbligatoria. Quindi camicia, jeans fatto bene, scarpetta di marca. Chi non aveva queste cose non entrava. Invece al Cocorico entrava la qualunque, insomma. Ma proprio perché si sentivano liberi, quindi questo etichettare ha fatto cadere le discoteche, perché qua nelle Marche se ne contano 3-4, prima era una discoteca a cielo aperto. Ma guarda, forse ricollegandoci al discorso che facevamo prima, che gli anni 90 sono stato il nostro momento hippie, doveva essere così, cioè le discoteche, non solo il Cocoricò, hanno avuto un percorso e se rimaniamo ancorati, e questo lo dice Loris nel film, lo dice Loris anche nelle varie interviste che fa, la discoteca ha ragione di esistere solo se pensata in quel modo lì, in quel momento lì. Perché come tutte le cose è stato il momento della discoteca vissuta in quel modo lì e non ci si può fare nulla. Ora la proposta è più incentrata al grande DJ, mentre il Cocoricò di queste cose ne faceva anche a meno, ma anche per una questione che non esisteva forse, o il mito del grande DJ come se fosse una rockstar. Ricordiamo che sono persone, quelli che hanno fondato tutti questi locali degli anni 90. Dei precursori, spesso i DJ era gente che passava dal rock alla musica elettronica, alla techno, con un percorso musicale legato a quello che andava in quegli anni lì. Nessuno dei DJ di quegli anni aveva iniziato pensando voglio diventare il dio dei DJ, perché non esisteva il dio dei DJ come riferimento. E qui forse adesso questo è anche un po' un problema, cioè adesso chi approccia queste cose invece vuole diventare il migliore, vuole diventare, ha già un percorso alle spalle storico da poter guardare e da poter imitare. Lì non si imitava niente, nessuno, si faceva e basta. Quindi se mi chiedi perché adesso le discoteche non hanno più quell'appeal, è perché da cosa dovrebbero staccarsi, da cosa dovrebbero andare a fare i ragazzi per diversificare il fine settimana dalla loro settimana? I ragazzi intervistati al Cocoricò sono tutte persone con un lavoro, studenti, tutte persone che ti dicono io durante la settimana sono ligio al lavoro, il weekend voglio liberarmi da queste pressioni, forse perché si sentivano anche pressati. Noi abbiamo un'età simile, quindi studia perché devi studiare, cerca un lavoro perché devi cercare un lavoro importante, comunque che ti metta al sicuro. C'era questa cosa. Credo che i giovani oggi non abbiano più questa prospettiva, anche se a medio termine. E quindi nel piattume più totale, da cosa dovrebbero staccarsi durante il weekend, ecco. Beh, sono d'accordo. Questo io lo vedo anche nell'ambito della musica. Io ti dico, negli anni 90 avevamo il Walkman e si usciva col Walkman. Poi si usciva il Certo. lettore CD. Dentro casa si aveva tutto l'impianto stereo. Chi più Certo.
La musica regnava all'interno delle case. Non è un discorso di c'era la TV, allora preferisco la TV. No, perché era tutto in contemporanea, si vedeva la TV oppure si ascoltava la musica. Adesso io, entrando anche nelle case, gli impianti stereo è di nicchia. La musica Sì, no. è di nicchia, la musica fisica. Adesso si ascolta Spotify, si sente la canzone di 3 minuti che è un singolo, l'album lo fanno in pochi perché deve Certo. essere. Oggi subito devo arrivare primo in classifica, se non arrivo primo in classifica l'etichetta si incazza perché si incazza. Quindi è tutto un mordi e fuggi, anche su Instagram, anche su TikTok non c'è più quella voglia di arrabbiare. Approfondire le cose. È tutto veloce. Io, se poi ti dico, vedrai la mia pagina TikTok, tutti i video di 1 minuto, ma non perché io voglio farli di 1 minuto, perché c'ho tanto da dire su un disco, ad esempio. Certo. Attenzione. No, lo so benissimo, è un grossissimo problema per chi fa le cose che facciamo noi comunque, perché io propongo un film da 64 minuti, sapendo che le persone ogni 3 minuti prendono il telefono in mano. Vero, vero. Però ho giocato su un ritmo veloce, audace, in modo tale da cercare di tenerli incollati, e lì è stato anche importante la musica. Si è pensato a una musica che avesse un rimando a quegli anni, ma che non fosse quella musica, perché altrimenti non si poteva fare il film con dell'hardcore. Ma anche in termini economici, cioè non è che potevo andare a chiedere diritti a questo, cioè a mezzo mondo. Quindi abbiamo scelto una colonna sonora che ricordasse quelle sonorità, che ricordasse gli anni 90, anche per accompagnare chi guarda il film in maniera piacevole. A proposito, Francesco, chi ha curato la musica? La musica l'ha curata Matteo Vallicelli, che è nasce come batterista, ma già da diversi anni si dedica alla musica elettronica, sono tutte sue composizioni. È stato un bellissimo percorso quello fatto con lui, perché così come il Cocoricò nasce dall'idea di Brian Eno e della musica d'ambiente, noi abbiamo cominciato a ragionare su quelle sonorità, passando poi a qualcosa di più kraut, sempre legato ai rumori, a quelle belle sonorità che andavano in quegli anni, e da lì siamo evoluti in un percorso che ha portato a usare le chitarre come sintetizzatori, padelle come il basso, insomma, è stato un bel modo di costruire la colonna sonora. Lui fa parte di una band, mi sembra, giusto? Lui fa parte dei Softmoon, adesso sono in tour. Riesco a vederlo poco perché è sempre in giro per il mondo, ma è un amico e lo ringrazio per il lavoro che siamo riusciti a fare assieme. Bene. E ti volevo chiedere, questa soundtrack uscirà in qualche maniera su qualche portale tipo Spotify e Apple Music? Ci avete il... Allora, sì, ancora non ho certezze, quindi questa cosa te la dico in anteprima, diciamo, vediamo poi cosa farne. Teoricamente c'è l'idea di fare un disco in vinile e una distribuzione chiaramente sulle piattaforme con la casa discografica Never Sleep. Ottimo, io sono un collezionista, quindi sarò il primo a prenderlo sicuramente. Guarda, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, quanto ci avete messo a fare questo film? Perché comunque un film è vero che prendi degli spezzoni, ma è molto elaborato, molto molto. Ci sono voluti quasi più di 3 anni per fare questo film, sia perché la nostra sfortuna o fortuna, poi non sta a me giudicare, è stato che abbiamo iniziato lo sviluppo poco prima dell'inizio della pandemia. Quindi questo un pochettino ha rallentato le cose. Però ci ha dato anche modo di poter ragionare su quello che stavamo facendo. La parte più bella, ma anche la più complicata, è stata quella di reperire tutti i materiali d'archivio per poter costruire il film, sia quelli relativi al Cocoricò, ma anche quelli relativi al mondo circostante, al Cocoricò di quegli anni. Quindi è stato un grande lavoro di ricerca di archivi. Abbiamo partecipato a bandi pubblici della Regione Emilia-Romagna, che ci sostiene, la Film Commission Emilia-Romagna ci sostiene nel film. Ed è entrata una coproduzione perché il film è prodotto dalla Furia Film e da Sunset Studio. E
da lì le musiche, la tipologia di montaggio, richiedere gli archivi originali alle televisioni, insomma, è stato un percorso lungo, però è arrivato bene alla fine. E poi immagino anche divertente da una parte. È stato divertente perché ho avuto modo di conoscere tutta una serie di personaggi legati a quel mondo che mi hanno quasi tutti quanti sorpreso, appunto perché non sono talmente, hanno avuto un approccio talmente giovane, nel senso che erano i primi a fare quel tipo di cosa, che sono persone che parlano di quello che hanno fatto con una grandissima leggerezza. Soprattutto appunto Loris Riccardi, che viene considerato quello che ha costruito il mito del Cocoricò, ma che non ha mai voluto rilasciare interviste, che non è uno che ha mai voluto mostrarsi, che dice il più grande modo per essere protagonista è fare un passo indietro e lasciare far sì che gli altri siano dei protagonisti. Questo è anche, e non so se ci hai fatto caso, il film inizia con Game Over, Try Again e finisce con lui che dice quella che potrebbe essere il suo antidoto alle cose, cioè fare le cose per gli altri, divertirsi nel farle, creare un gruppo di lavoro solido, contaminarsi e condividere le idee. Ecco, questo spero che venga colto soprattutto dai giovanissimi che guardano il film, perché solo stando assieme, condividendo le idee, senza giudicarsi, ma proprio con lo spirito semplicemente di crescere, che si fanno le belle cose. Così è nato quel Cocoricò. Beh, io te lo volevo chiedere un consiglio da dare ai giovani, l'hai già fatto tu automaticamente. Bene. Ti volevo chiedere l'ultima domanda, tu sarai in anteprima al Pesaro Film Festival. Sì, e di questo devo ringraziare assolutamente Pedro Amorcida, il direttore del festival e il festival stesso che ha voluto Cocorico Tapes. Verrà proiettato domenica 18 giugno alle 21:30 in Piazza del Popolo. Di questo sono molto contento. Piazza del Popolo è una bella piazza, ma ha anche tantissimi posti per il pubblico, quindi mi auguro che possa esserci tanta gente a vedere il film. Ma sicuramente, sicuramente ti dico, andrà anche bene perché il film si lascia seguire. Il cellulare spero che lo prendano in pochi perché c'ha il ritmo elevato, quindi. Ringrazio.